Adesso ci sono parecchi giornalisti che hanno praticamente rischiato la loro carriera per aver voluto intervistarmi, per aver voluto avvicinarsi alla vedere, documentare la nostra lotta. Ci sono interviste che mi sono state fatte e che poi non sono mai andate in onda perché qualcuno ha deciso che certe cose non devono arrivare alla gente. E di queste cose ci parlerà Silvia Resta, giornalista, che ci racconterà qualcosa a questo proposito. Grazie. Buonasera, innanzitutto ho accolto l'invito di Salvatore Borsellino, prima di tutto come cittadina che come giornalista. Vorrei comunque parlare di come, del difficile rapporto tra la questione mafia politica e l'informazione di questo paese, soprattutto la televisione. Quella televisione che segue senza perdere un'udienza il processo di Aletrana, se ne appassiona morbosamente, ne costruisce plastici, ma non trova spazio per il processo in corso a Palermo. Un processo che vede plasticamente seduti nello stesso banco boss della mafia e rappresentanti delle istituzioni, personaggi di ieri, ma anche chi oggi osa di nuovo candidarsi per il Parlamento. Sembra che il processo sulla trattativa ai media interessi poco, salvo alcune eccezioni tabù. Però non è una novità. Proprio in questi giorni a casa ho trovato un block notice del 97, un'agenda di lavoro, c'erano gli appunti di una delle prime udienze del processo dell'Utri a Palermo, 1997. Con le dichiarazioni di un collaboratore che parlava di tale Mangano, boss del narcotraffico, che era stato portato ad Arcore e di soldi mafiosi per finanziare una televisione. Erano le prime volte che questi argomenti venivano a galla. In calce a questi appunti ho trovato una nota. Non interessa. Scrivevo, in redazione non hanno voluto il pezzo. Hanno detto: Mangano chi? Arcore? Lasciamo stare. E quel servizio, come altri del genere, non andò in onda. Nessuno ha potuto vedere e sapere. Ecco, mi chiedo se l'informazione 20 anni fa avesse potuto raccontare per bene. Se quando l'Italia è stata trasformata a suon di bombe in un laboratorio criminale come mai era successo prima, nemmeno ai tempi di Piazza Fontana, il giornalismo avesse potuto fare fino in fondo la sua parte. Sono passati 20 anni, anche oggi la materia, quella del rapporto tra mafia e politica, rapporto infetto, nelle redazioni non tira. Sono stati tempi non proprio facili per chi nel mio mestiere ha mantenuto, non dico la schiena dritta, che sembra una frase fatta, non mi piace, ma anche solo la semplice curiosità del giornalista nei confronti dei fatti e delle verità. Notizie taciute, nascoste o deformate, finite nel cestino prima di essere stampate. Fatti e contesti mai raccontati, mai esplorati. Angoli di questo paese che sono rimasti nel buio. Condanne trasformate in assoluzioni, opla, un blackout che scatta sempre quando si tratta dei potenti. Quei giornalisti che si sono battuti, e sono tanti, contro i bavagli, sono stati emarginati, additati come faziosi, eversori, sovversivi, anti-italiani. Anti-italiani, anche questo è stato detto spudoratamente. Voglio ricordare la fine di una mia inchiesta sulla trattativa fatta nel 2009, quella di cui accennava Salvatore, quando ancora non se ne parlava.
Era il seguito di un servizio che aveva proposto un confronto a distanza proprio tra Salvatore Borsellino e Nicola Mancino. Qualcuno di voi forse lo ha visto. E soprattutto era un confronto tra due agende. L'agenda di Paolo Borsellino, quella che è rimasta, non l'agenda rossa, e quella mostrata da Mancino in TV. Nella prima era riportato, nel pomeriggio del 1 luglio 92, un incontro con Mancino al Viminale. La seconda, l'agenda di Mancino, mostrava una pagina bianca. Intervistato lui disse: non conoscevo Borsellino, non ricordo di averlo incontrato. Bene, la seconda puntata di quel servizio finì nel cestino, censurata, bloccata a un'ora dalla messa in onda perché giudicata intrasmettibile. Secondo il direttore di allora, che adesso non c'è più, era un servizio fazioso e sbilanciato. Mancava la voce della controparte. Avevo intervistato Salvatore Borsellino, Vincenzo Scotti, Giancarlo Caselli, Antonio Imbroglia, Luigi Ligotti, Piero Grasso, Massimo Ciancimino. Avevo riportato con tutti i condizionali le dichiarazioni di Spatuzza, ma mancava l'altra parte. Trattandosi di un servizio sulla trattativa Stato-mafia, quale fosse l'altra parte, chi lo sa. Quella censura è una ferita che ancora mi fa male. Oggi, se sul processo sia calata questa specie di saracinesca di piombo, poca attenzione dei media per l'inchiesta, che pure è una delle più scabrose dal dopoguerra, scarsa la curiosità a guardare dentro lo scatolone dell'accusa per vedere cosa contiene e raccontarlo, disattenzione che però diventa tormentone quando in estate escono le notizie sulle telefonate tra Mancino e il Quirinale. Allora lì sì che si sono accesi i riflettori, i fari del set, ma non per fare chiarezza, no, in molti casi per fare casino, per alimentare il polverone, per delegittimare l'indagine, per attaccare lo strumento delle intercettazioni, fino a rovesciare le parti e mettere i magistrati sulla graticola. Sulla trattativa, sulla stampa, poi si sono sentite, si sentono le affermazioni più disinformate e disinformanti. Quasi sempre la chiamano presunta, ma la trattativa, lo sappiamo, non è presunta, è stata accertata da sentenze definitive ed ammessa da alcuni suoi stessi attori. Qualche collega scrolla le spalle, mica è reato. Certo, la trattativa non è reato di per sé, ma le sue possibili conseguenze criminali forse sì, l'articolo 338 forse sì, ma questo per qualcuno è semplicemente un dettaglio. E tra i giornalisti grandi firme c'è chi dice: anche fosse, magari è stata fatta a fin di bene per ragioni di Stato. Io sono una piccola cronista e non posso competere con i più grandi di me, ma da semplice cittadina penso di poter dire: io so che se una trattativa con la mafia che mette le bombe provoca altre stragi e morti tra i magistrati e vittime tra i civili, non è certo fatta nell'interesse di tutti noi. E se una roba del genere rimane nelle stanze segrete del potere, nei retro bottega oscuri, inevitabilmente genera una ragnatela di ricatti che ricade sulla vita pubblica del paese, ne costituisce una sorta di palla al piede permanente, una zavorra letale. Trattativa che poi potrebbe aver permesso ai boss di dettare le loro condizioni 20 anni fa. Provvedimenti ad mafiam che potrebbero aver contribuito al saccheggio morale e materiale dell'Italia. Ci troviamo adesso, 20 anni dopo, un paese di macerie, arretrato economicamente e moralmente, regredito nella lotta alle mafie e nei diritti,
involuto nella condizione delle donne. Ci troviamo così, con un paese spolpato delle sue ricchezze, che forse si sta svegliando dall'ipnosi del pifferaio magico, ma si ritrova in un freddo inverno, con le strade al buio e le scuole con i termosifoni spenti perché non ci sono i soldi. Con le botteghe dei compro oro che si moltiplicano e il Natale più povero degli ultimi 20 anni. È proprio per amore di questo paese e dei suoi figli, dei giovani che hanno diritto alla verità, che noi dobbiamo dire io so, tagliare il cordone dei ricatti, pretendere, esigere un'informazione giusta. E allora voglio dire quello che penso, che questo processo sulla trattativa dobbiamo considerarlo come un bene comune e i magistrati di Palermo un patrimonio di tutti, una risorsa collettiva, un bene comune da proteggere e da difendere, e mi dicessero pure Cazzosa e Cristian Pena. Mi dicono che grazie a Daniel 24 che sta trasmettendo la diretta streaming di questa manifestazione, oltre a voi che avete sfidato il freddo, la pioggia, la distanza, che siete arrivati da tante parti d'Italia per venire qui, ci sono altre 1000 persone che ci stanno seguendo appunto attraverso la diretta streaming. Ci sono poi alcune persone che hanno acceso delle candele, hanno acceso delle luci. In Gioia ha detto più di una volta che questi magistrati sono riusciti ad arrivare nella stanza, nell'anticamera della verità, ma lì c'è una stanza che è buia, basterebbe fare un po' di luce per vedere la verità, per trovare la verità, ma c'è qualcuno che piuttosto che accendere le luci le spegne. E allora noi accendiamo queste candele per poter fare luce, perché noi vogliamo la verità, noi vogliamo che sia fatta luce, vogliamo che ci sia giustizia, che ci sia verità, che sia fatta luce su questa ignobile e su questa scellerata trattativa. C'è un processo a Palermo di cui anche la stampa parla poco, cerca di occultare notizie. Una giornalista che mi intervistava alla fine di ognuna di queste udienze, gli è stato tolto l'incarico, hanno detto che l'incarico veniva assegnato a un altro giornalista, il quale da quel giorno non mi ha più telefonato, nessuno mi ha chiesto più niente. E io a questo processo io per ora non faccio più incontri perché ho dovuto sospendere tutti, perché sto combattendo insieme un'altra lotta per la quale devo stare più vicino alla mia famiglia, però le udienze di questo processo non posso mancare. Mi sono costituito parte civile al processo di Caltanissetta, nel quale si rifarà il processo grazie al fatto che i primi processi sono stati depistati, come tutti i processi per le stragi di Stato, e mi volevo costituire parte civile anche nel processo che c'è a Palermo. Mi sono costituito parte civile sia come fratello di Paolo Borsellino, sia come rappresentante del vostro rappresentante, come rappresentante del Movimento delle Agende Rosse. Non è stata accettata la mia costituzione del parte civile come familiare di Paolo, e io, sebbene non mi era stato spiegato dal mio avvocato che invece sarebbe stato giusto che venisse accettata anche sotto questa veste, avevo presentato anche la richiesta di costituzione del parte civile come rappresentante del Movimento delle Agende Rosse. E questa costituzione del parte civile è passata, è stata accettata,
io vi dico, sulle prime, così, non ero contento di questo, ma poi adesso invece sono più contento di essere lì e ci sarò a un'udienza come vostro rappresentante, come rappresentante della Giunta Rosso, perché vedete, la trattativa non vede che in qualche maniera, anche in questo processo, dicono che Paolo è stato eliminato perché poteva essere di ostacolo alla trattativa. Però vedete, la trattativa non è una qualcosa che riguarda semplicemente me, ma riguarda tutti i cittadini dello Stato italiano. E allora io sono lì come rappresentante della gente rossa, che sono quella parte del nostro paese che ha continuato a cercare giustizia e verità, e quindi io sono più contento di essere lì come rappresentante di questa parte del popolo italiano, che come fratello di Paolo Borsellino. Vedete, a mio fratello me l'hanno tolto, me l'hanno ammazzato, e mio fratello non me lo ridarà nessuno, però la giustizia e la verità ce la devono dare, la giustizia e la verità non dobbiamo pretenderla, e per questo io sono presente a tutte le udienze di questo gesto. Adesso c'è chi l'ha votato che mi rappresenta, ci rappresenta come parte di me in questo gesto, è uno degli avvocati d'Italia che credo che sia più al corrente dei fatti di mafia, dei fatti che è avvocato anche di Sonia Alfano per l'uccisione di suo padre, è un'agenda rossa come noi. Buonasera a tutti. Siamo cresciuti consapevoli della veridicità di quelle parole di Brecht, di quanto sia sventurato un popolo che abbia bisogno di eroi. E però oggi siamo consapevoli di quanto sia disperato un paese che non solo ha avuto degli eroi e dei martiri, ma che per ottenere verità e giustizia ha bisogno del sacrificio dei familiari delle vittime. Ecco, se è sventurato il paese che ha bisogno di eroi, cos'è il paese che riesce a combattere per verità e giustizia solo grazie al sacrificio di persone come Salvatore e come tutti gli altri familiari? È una situazione che ci ricorda qualcosa, almeno a me ricorda qualcosa. A me ricorda le donne di Plaza de Mayo, mi ricorda una dittatura. Mi ricorda quelle donne che combattevano per avere verità e perfino per avere il corpo dei loro familiari uccisi da una dittatura. Mi ricorda l'Argentina dei desaparecidos. E io dico, ma lì era una dittatura. E c'era quindi una ragione che rendeva necessario quel sacrificio. Noi viviamo in un paese democratico e viviamo in un paese che ha la più bella costituzione del mondo. E allora com'è che siamo arrivati a questo punto? Vedete, nella tanto vituperata Prima Repubblica, spesso giustissimamente vituperata, non si era mai fatto esplicitamente strame della Costituzione e delle leggi. Erano considerati dei totem dei cittadini onesti, dagli altri magari dagli esponenti dei poteri deviati, dei gusci vuoti da aggirare, ma mai nessuno aveva avuto il coraggio di dire che la Costituzione è da calpestare, che le leggi sono da calpestare e che quando leggi non ci sono, pur di tutelare dei banditi di Stato, bisogna anche inventarsele. A questo la Prima Repubblica non era arrivata. C'è stato bisogno della Seconda Repubblica Napolitana per arrivare a questo livello. E vedete, oggi più che all'epoca fascista bisogna richiamare quelle parole, quelle del sovversivismo delle classi dirigenti,
perché oggi siamo in una condizione esattamente di questo tipo. Chi è nelle stanze dei bottoni, di cui parlava Salvatore, le classi dirigenti stanno attuando un sovversivismo contro la Costituzione e contro le leggi vigenti, e purtroppo sono le più alte sfere del potere a rendersi responsabili di una situazione di questo tipo. Quello che è successo nella scorsa estate è qualcosa che nessuno dei più pessimisti commentatori delle cose pubbliche avrebbe mai potuto immaginare. Vedete, chi ha un minimo di rudimento del diritto e del diritto costituzionale sa che l'Italia è una repubblica parlamentare. Il centro, il fondamento del nostro sistema istituzionale è il Parlamento. Non può esistere organo difeso dai principi costituzionali più del Parlamento, quello è il massimo. Bene, sapete tutti meglio di me come le intercettazioni che riguardano i parlamentari, cioè gli esponenti del organo costituzionale più tutelato dalla nostra Carta Costituzionale, sono utilizzabili nei processi. Mai nessuno si era sognato di affermare quella follia per cui il telefono del Quirinale poteva essere una sorta di servizio a tutela di chi voleva sfuggire dai processi. Però vedete, il Presidente della Repubblica ha sollevato un conflitto di attribuzioni. Ora, la Costituzione è una. I 139 articoli della Costituzione li dovrebbero conoscere tutti i cittadini che siano degni di questo nome. Andate a leggere, questo è il consiglio che io do, in modo da non farvi turlupinare dalle menzogne di Stato. Andate a leggervi gli articoli 87 e dell'88, lì ci sono indicate una per una le prerogative del capo dello Stato. Da nessuna parte troverete qualche cosa che possa evocare la possibilità che il capo dello Stato sia il coordinatore delle indagini su fatti di mafia. Mai da nessuna parte. Vedete, nel 1991, non 100 anni fa, 20 anni fa, il partito di Giorgio Napolitano chiese la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga. Bene, Francesco Cossiga era un soggetto peggio che criticabile, da me detestato. Ma guardate che i motivi alla base di quella messa in stato d'accusa richiesta dal partito di Napolitano sono un millesimo rispetto a ciò che è stato fatto quest'estate e nella primavera scorsa con quelle telefonate. Bene, si è sollevato un conflitto di attribuzioni che si è risolto nel modo che sapete. La Corte Costituzionale, cioè l'organismo di garanzia delle leggi, si è inventata una legge inesistente e l'ha fatto per i motivi che sono stati illustrati nella maniera più nitida quest'estate da Gustavo Zagrebelsky, che pure di quella Corte Costituzionale è stato presidente e che ha scritto sul giornale che più ha fatto disinformazione a proposito dell'indagine sulla trattativa e su quel conflitto di attribuzioni, cioè su Repubblica. La Corte Costituzionale ha risolto in quel modo, e quel modo è questo: il segreto deve cancellare ogni possibile sforzo per la ricerca della verità. La situazione che si è creata è che c'è un imputato del processo trattativa che si chiama Nicola Mancino, che è l'unico a legittima conoscenza di quel che si è detto col capo dello Stato, che può ricattare da imputato il capo dello Stato e attraverso il capo dello Stato il Consiglio Superiore della Magistratura. Lo strumento che si è creato è il segreto per scappare dai processi. Guardate che non è una situazione nuova. In questo le manovre quirinalizie
hanno avuto un precedente che è illuminante. In certi casi in Italia, come disse il cantante, il diritto è diventato un carnevale. E c'è anche un giudice che porta quel nome. Ed è un giudice che fa il giudice tutt'oggi, nonostante abbia più di 80 anni, grazie a una legge ad personam. Vedete, quel giudice fu condannato dalla Corte d'Appello di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa. Il suo ricorso, essendo giudice della Corte di Cassazione, non fu trattato in via ordinaria, ma fu trattato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, che si inventarono un altro principio. Vedete, era stato incastrato il presidente Carnevale, l'ammazza sentenze, era stato incastrato dalla testimonianza di un suo collega, il quale raccontò ai giudici di Palermo come prima di una decisiva udienza del processo in Cassazione per l'omicidio del capitano Basile, era stato chiamato dal presidente della sua sezione, cioè Corrado Carnevale, che non componeva il collegio, alla presenza di un tizio anomalo, un massaro, dalla forte parlata siciliana. E lì il presidente Carnevale gli aveva spiegato che quella sentenza andava annullata. La Corte di Cassazione si è inventato che quella conversazione Carnevale, il giudice e dietro la porta il massaro era una camera di consiglio, e con una sentenza delle sezioni unite ha detto che il giudice non può riferire su ciò che accade in camera di consiglio. Cosicché abbiamo imparato che se per caso un giudice in camera di consiglio viene costretto a decidere nel senso richiesto attraverso minacce, non potrà mai testimoniare, perché quella testimonianza sarà sempre ritenuta inutilizzabile. Anche lì, come vedete, è il segreto l'unico strumento che consente, che rende possibile la sottrazione alla giustizia, alla verità e alle condanne. Ormai è un canone fisso nei processi ai potenti, perché voi ricorderete, come anche nel processo sul sequestro di Abu Omar, quell'altro bandito di Stato richiese la difesa attraverso il segreto di Stato, segreto di Stato che fu concesso dal Presidente del Consiglio del governo di centrosinistra e poi dal Presidente del Consiglio del governo di centrodestra. E la stessa cosa nel processo per lo scandalo della security Telecom di Navarone, segreto di Stato anche lì. E la stessa cosa nel processo per lo scandalo del abusivo servizio segreto interno al DAP costituito dal SISDE di Mori con il DAP di Ginevra, anche lì segreto di Stato. Vedete, ormai la scappatoia fissa dei banditi di Stato è il segreto. A questo ci si deve ribellare, perché è una cosa che non è prevista da nessuna legge e che è sicuramente, sicuramente rifiutata dalla nostra Carta Costituzionale. Su queste vicende e su quello che è successo l'estate scorsa, in Italia si è consumato il peggiore tradimento dei chierici. Gli intellettuali hanno disertato, gente che noi avevamo letto per decenni sono arrivati a bestemmiare contro la loro stessa credibilità, Eugenio Scalfari per primo. Noi qui ci troviamo sotto l'ambasciata francese. Forse non è stato un caso se quest'estate in Italia è stato ripubblicato il testo di Bendai, Il tradimento dei chierici. Ecco, fatene omaggio a Eugenio Scalfari e magari capirà quale livello di vergogna ha raggiunto con le parole che ha vergato quest'estate su Repubblica. Quel libro ci insegna un'altra cosa, che un paese civile non può vivere senza verità e senza giustizia. E non si può... a contatto delle stronzate. E non si può vivere senza giustizia se non si ha verità. È questo l'impegno che tutti noi dobbiamo prendere. La resistenza
oggi la resistenza oggi si chiama battaglia per la verità. Gli antifascisti oggi devono combattere per la verità. E in questo i cittadini onesti, tutti i cittadini onesti, anche se si devono mettere contro le sfere più alte del potere, devono sostenere il sacrificio dei familiari delle vittime di mafia, del terrorismo, che sono rimasti gli ultimi testimoni di questa battaglia. È a loro che deve essere rivolto ogni nostro sforzo e anche i nostri sentimenti di gratitudine, perché vedete quello che fa Salvatore Borsellino, che fa Giovanna Maggiani Kelly, che fa Sonia Alfano e che fanno i tanti altri, l'elenco sarebbe lunghissimo, è esattamente quello che dovrebbe fare la classe dirigente. Il capo dello Stato avrebbe dovuto sbattere il telefono in faccia a Mancino e telefonare subito a Salvatore Borsellino e chiedergli scusa per il comportamento di Mancino. Beh, quel capo dello Stato per fortuna è arrivato a fine mandato. Auguriamoci che il prossimo non ricada in quelle vergogne. Adesso c'è qui una persona per la quale io provo una profonda emozione essere qui oggi, perché fu lei che nel 2009 mi invitò a una manifestazione organizzata dall'Associazione dei Familiari delle Vittime della Mafia e lì cominciò la nostra lotta. Oggi qui insieme la nostra lotta continua e io sono felice di presentarvi, di chiamare quella persona che mi indicò un mio amico quando io gli dissi: ho bisogno di una persona che abbia tanta rabbia dentro, come la mia rabbia. Ecco, quel mio amico era Enzo Pidotto, è stato consulente della commissione antimafia, fu amico di Paolo, vero amico di Paolo, non come tanti altri che dicono di essere stati amici di Paolo. Quel mio amico mi disse: non preoccuparti, ce l'ho io una persona così. Quella persona era Sonia Alfano, la mia amica, la nostra amica Sonia Alfano. Grandi voi, perché tutto è iniziato quasi 4 anni fa, eravamo in questa piazza, era il 28 gennaio del 2009, eravamo in tanti e avevamo deciso di chiamare questa manifestazione Io So, ed era sempre a sostegno di magistrati, sempre per spezzare quel silenzio quando è stato zitto un certo personaggio. E questa volta noi sappiamo, significa che quella volta eravamo in pochi a sapere tanta verità, adesso siamo in tanti a saperle queste verità. Però io vorrei fare una piccola precisazione: l'altro pomeriggio al Teatro Eliseo io ho detto delle cose molto forti, alcuni giornali hanno detto che è stato fatto un attacco al capo dello Stato. Vorrei fare una precisazione doverosa: dire la verità non è un attacco, questa è la prima premessa. Raccontare come stanno le cose in questo paese, ancora crediamo non sia un delitto, piuttosto è reato nei confronti, vedete, io mi chiamo Sonia Alfano, nata a Messina 15-10-1971, se qualcuno vuole fare segnalazioni dico da subito che non mi avvarrò della immunità parlamentare, e se qualcuno dovesse pensare che quello che io dirò stasera potrebbe in qualche maniera essere ricondotta di ripendio al capo dello Stato, beh, vorrà dire che tanti italiani potranno rivalersi nei confronti per vilipendio nei confronti della verità e del popolo italiano. Questa è la prima premessa. Quando ci siamo incontrati nel 2009, 28 gennaio 2009, tante cose non erano accadute. Io ve le vorrei raccontare, a qualcuno le ricorderò perché molte di voi se le ricordano, è stato uno scempio della verità.
e quindi vorrei intanto raccontarle. 15 luglio, 14 luglio 2009, io e Luigina Magistris ci insegniamo al Parlamento Europeo e il 25 di settembre il Capo dello Stato aveva ricevuto tutti i parlamentari europei appena eletti. Io non avevo grande piacere di mescolarmi ad altre persone che hanno un bel curriculum sulle spalle e hanno insomma la pedina penale molto sporca. Poi parlando con Salvatore gli si sente, Salvatore, a me che senso ha andare là? E poi si sente, ho pensato, ma se tu mi dai un'agenda rossa e gli scrivi di tuo pugno qualcosa al Capo dello Stato per fargli ricordare che in questo paese esistono le vittime ed esistono i carnefici e che un capo dello Stato si deve schierare con le vittime e non con i carnefici, allora lui mi ha detto: Sonia, perfetto, io ricordo che abbiamo fatto una staffetta amicidiale perché lui era lontano, io stavo arrivando a Roma, comunque lui mi fece avere questa agenda esattamente come quella che avete voi stasera. E io avevo messo questa agenda in borsa. Quando siamo entrati al Quirinale, io ero credo in seconda o terza fila con Luigi, e là il Presidente della Repubblica ha cominciato, si può dire, a fare un cazziatone a me e a Luigi, perché avevamo portato le questioni italiane in Europa, cioè il lodo Alfano, la libertà di stampa in questo paese, dicendo che le cose vengono, i panni sporchi vengono lavati in famiglia. Quindi già avevamo capito qual era il clima e l'andazzo. Poi a un certo punto, quando è arrivato il momento dei saluti, io mi sono avvicinata a lui, lui appena mi ha visto come c'era Luigi, appena mi ha visto ha cominciato a guardarmi ovviamente non bene. E quindi ho detto: Presidente, scusi, io avrei un omaggio da darle. E lui ha stampato il sorriso, poi ho tirato fuori dalla borsa l'agenda rossa e lui ha fatto così, c'era accanto il suo uomo, uno dei cerimoniali, ha detto: la prende, ha detto: guardi, questa è un omaggio, un'agenda che le manda Salvatore Borsellino, il fratello del giudice Paolo, e noi vorremmo invitarla, come familiari delle vittime di mafia, vorremmo invitarla domani a Piazza Navona, perché con l'Associazione Nazionale dei Familiari delle Vittime di Mafia abbiamo organizzato una manifestazione per chiedere verità e giustizia sulle stragi. Lui mi ha guardato molto schifato e mi ha detto: e voi vorreste invitare me? Sì. E lui ha risposto laconicamente: io non partecipo ad incontri politici. Al che io gli ho detto: guardi, forse non mi sono spiegata bene, noi siamo i familiari delle vittime di mafia e siamo lì per protestare, per chiedere verità e giustizia, quindi secondo noi lei dovrebbe stare con noi in piazza domani. E lui se n'è andato senza dire una parola. Questo era già il buongiorno, qualora non ce ne fossimo accorti. Qualche mese dopo era... mi sono dotata di ausilio informatico giusto per non raccontarvi cavolate. Nel 2010 era il 17° anniversario della morte di mio padre e io ho scritto una lettera a Napolitano. Vi chiederei di ascoltare tutto perché è pietoso. Gentile Presidente, l'8 gennaio ho atteso fino all'ultimo una sua parola di commemorazione nella sua veste di massimo rappresentante di quello Stato per la cui difesa mio padre ha dato la vita. Da lei è venuto solo silenzio, come negli anni passati, verso il ricordo di mio padre. Mio padre non è morto da latitante, anzi lui è stato condannato a morte perché i latitanti li faceva arrestare. Ieri lei ha, viceversa, voluto pubblicamente ricordare al suo paese la figura di Bettino Craxi, morto 10 anni fa da pluripregiudicato e da latitante in virtù di 2 sentenze definitive emesse in nome del popolo italiano. Lei ha detto che sull'ex Presidente del Consiglio Craxi il peso della responsabilità per la corruzione del sistema politico era caduto con durezza senza eguali. Sono parole di gravità inaudita perché esse implicano o una pretesa ingiustizia di provvedimenti giurisdizionali irrevocabili oppure conoscenza di altri responsabili di analoghi crimini sfuggiti alle maglie della giustizia. Mi chiedo, nel rispetto del suo ruolo di garante della legalità costituzionale, perché questo lui avrebbe dovuto fare per 7 anni, se quelle sue parole non rechino un vulnus nella forma all'autorevolezza di procedimenti giudiziari sviluppatisi nel rispetto delle leggi del Paese e nella sostanza all'eguale considerazione di tutti i condannati appartenenti alla casta politica o meno che essi siano. Proprio di questi tempi sono in essere aberranti tentativi di abbattimento dei principi costituzionali di legalità e di eguaglianza dei cittadini. Pur involontariamente, le sue parole di oggi rischiano di rafforzarli. Ieri, 17 gennaio, in molti hanno assistito ad una strana coincidenza.
Mentre a Capaci i familiari e i cittadini ricordavano la figura del sindaco Tenino Longo ucciso dalla mafia, ad Amane, tre ministri dell'attuale governo Berlusconi, Frattini, Sacconi, Brunetta, vi pregherei di non ridere, hanno ritenuto indispensabile presenziare alla commemorazione di un latitante, ossia Bettino Craxi. A 10 anni dalla morte sono arrivati nel piccolo cimitero cristiano di Ammamet i fedelissimi di un tempo, De Michelis e Formica. Che insieme ai ministri di oggi porgono omaggio all'amico Bettino, un uomo politico che ha fatto tanto per il nostro paese, se l'è mangiato a pezzi, botte e culo. Sentimenti di sorpresa, indignazione, perplessità si susseguono nella mia mente. Mi chiedo anche quali possano essere i commenti all'estero sulla solita stranezza italiana. Esponenti delle istituzioni, sebbene in forma privata, nonostante gli impegni che la loro carica impone, riescono ad essere presenti alla commemorazione di Bettino Craxi, condannato dalla giustizia italiana e morto ad Ammamet, perché se fosse rientrato in Italia lo avrebbero arrestato. I nostri ministri sono lì ad onorarlo. È palese il tentativo di rivalutare la figura di Craxi, di far dimenticare i processi che l'hanno visto coinvolto. Forse è il caso di ricordare che Craxi è stato, perché noi non abbiamo memoria, questo è quello che non ci frega, questo è un paese che non vuole memoria. È stato condannato Craxi in via definitiva per corruzione e finanziamento illecito in due distinti processi, Elisai e Metropolitana Milanese, per un totale di 10 anni di reclusione mai scontati. Aveva altro 4 processi in corso che si sono estinti per la sua morte, nei quali fino a quel momento era stato condannato a circa altri 20 anni di galera per Enel, Oliberian, Conto Protezione ed Enimo. Doveva anche fronteggiare altri 2 in via di giudizio quando è sopraggiunta la morte. In secondo luogo va ricordato che il rubava per aggirare la legge sul finanziamento ai partiti e basta viene smentito dalla sentenza Elisai che lo condanna per corruzione. Salto. Sono queste le persone che in Italia si onorano? Non sono. La buffonata non finisce qui. È prevista per martedì 19 gennaio alle 10 presso la sala degli atti parlamentari del Senato della Repubblica la celebrazione ufficiale della figura di Craxi organizzata dalla Fondazione Craxi. Al saluto introduttivo del Presidente del Senato Renato Schifani, quello che era socio con i boss Mandalà nella Sicula Brokers, giusto per la memoria, e seguirà la relazione di Stefania Craxi. I lavori proseguiranno con una tavola rotonda alla quale prenderanno parte, tra gli altri, Luigi Angeletti, Tarek Benamal, Renato Brunetta, Giuseppe Di Rita, Franco Frattini. Le conclusioni saranno affidate alle parole del Ministro Maurizio Sacconi. All'iniziativa sarà presente il Presidente del Consiglio ed amico Silvio Berlusconi, Totorino e Provenzano erano impossibilitati. Nel pomeriggio del 19 gennaio la Fondazione Craxi sarà ricevuta dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al Quirinale. Io ho concluso dicendo, ma noi persone oneste, figli di eroi comuni che non hanno mai avuto a che fare con la giustizia e che in molti casi hanno dato lustro allo Stato, quando avremo simili onori? Nell'arco di un quarto d'ora da queste mie dichiarazioni, alcuni di voi lo ricorderanno, ma mi chiamò il consigliere Cascella sul cellulare per dirmi che il Presidente della Repubblica era molto risentito per le mie parole, non immagino io per le sue, e che mi aveva mandato una mail il cui contenuto era rigorosamente riservato. Io, proprio perché era rigorosamente riservato, l'ho pubblicato sul web. E dice, però ve la voglio rileggere così la potete ascoltare. Onorevole Sonia Alfano, sento di dover personalmente confutare affermazioni che non hanno trovato alcun riscontro negli atti della Presidenza della Repubblica. Da accurate ricerche nulla risulta di sue richieste di patronato per commemorazioni di suo padre Giuseppe. Nulla risulta di suoi inviti a cerimonie commemorative del coraggioso giornalista assassinato alla mafia. E non risultano neppure pervenute lettere aperte che come tali abbiamo avuto modo di conoscere esclusivamente dagli organi di informazione. Mi chiedo chi gliele scrive queste lettere, perché se prima dice che non hanno ricevuto nulla e che poi le hanno ricevute leggendolo, agli atti risulta unicamente, ma non è bastato, una sua lettera del 15 luglio 2007 relativa alla vicenda di circa 300 precari del Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia a cui si dette seguito con un'apposta segnalazione alla Regione Siciliana. Non c'è alcun bisogno che lei cerchi un calendario dei santi laici. Al Quirinale abbiamo ben presente quali siano le ricorrenze, ma spero che lei non voglia credere che il doveroso omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita nella lotta alla criminalità organizzata possa ridursi a mero rito burocratico. Il Presidente della Repubblica ha sempre espresso il suo partecipe sostegno alle iniziative che gli vengono segnalate o alle quali è invitato.
Su questa base è stato costruito un costruttivo rapporto con le diverse associazioni dei familiari delle vittime della criminalità organizzata. Purtroppo, ripeto, dispiace, non con quella da lei presieduta, noi siamo sovversivi. Quanto alla parte finale della sua dichiarazione odierna, non posso che lasciare le considerazioni esposte interamente alla sua responsabilità, consigliere Pasquale Cascelli. Ora, voi capite bene che questa è una piccola parte di quello che ci siamo dovuti sorbire in tutti questi anni. E a me indigna, io già so che cosa scriveranno, se scriveranno e cosa scriveranno domani, che in questa piazza è stato fatto vilipendio al Capo dello Stato, che sono partiti attacchi a Napolitano, che è stato mero populismo, no, il populismo lo hanno fatto loro dentro quei palazzi, perché ci sono famiglie di familiari, vittime innocenti della mafia, che da 20 anni, da 30 anni aspettano verità e giustizia, e il Capo dello Stato non solo avrebbe dovuto chiamare Salvatore Borsellino e gli altri familiari per dire quello che era successo nella telefonata con Mancino. Il Capo dello Stato avrebbe dovuto fare una cosa semplicissima, io mi arrogo anche il diritto di sapere che cosa avrebbe fatto Sandro Pertini, scendere e prendere a calci nel sedere, perché solo ed esclusivamente con questo, con la fermezza, non si può minimamente pensare che questo paese possa ancora continuare ad essere avvinghiato nelle maglie di un potere che rappresenta soltanto se stessi, loro stessi. Loro non possono rappresentare i cittadini onesti. Io non mi sento rappresentato da questo Capo dello Stato. Lui per me è lì di passaggio, ma non mi rappresenta fino a quando scriverà alle famiglie delle vittime di mafia che ha bisogno di un invito. Non mi rappresenta fino a quando penserà che le associazioni dei familiari delle vittime di mafia debbano andare da lui a chiedere di collaborare. Doveva essere lui a bussare alle nostre porte, perché siamo noi da 20 anni, da 30 anni nelle aule di giustizia a chiedere verità per i nostri familiari. Io non ho mai letto una sola parola se non per qualcuno e basta da parte sua. Dire la verità è un reato? Dire la verità oggi costituisce attacco o vilipendio al Capo dello Stato? Io sono molto più indignata di lui e me ne vergogno per quello che è stato fatto in questi anni. Sapete perché me ne vergogno? Perché un Capo dello Stato non avrebbe, e mi dispiace, premessa, inciso, Loris D'Ambrosio è morto, ma la morte non ha cancellato la sua azione. Quando Mancino ha chiamato Loris D'Ambrosio per dirgli queste spalle non possono portare addosso tutto il peso, Loris D'Ambrosio gli ha risposto: il Presidente della Repubblica ha a cuore questa vicenda, si farà carico di questa vicenda. Il Presidente della Repubblica sarebbe dovuto scendere una bella pedata nel sedere e dopodiché a camere unificate raccontare quello che era successo e dire: io mi prendo a cuore solo le istanze delle famiglie, dei magistrati, dei carabinieri, dei poliziotti, dei giornalisti, dei sindaci, tutte quelle persone che sono state uccise dalla mafia. Quelle persone troveranno da me sempre la porta aperta. Quello avrebbe dovuto dire lui. Ma per chi ancora si chiede come tutto questo possa essere accaduto, io vi ricordo che Giorgio Napolitano non era soltanto nel partito dei minoristi. Giorgio Napolitano è stato anche eurodeputato. Quanti di voi hanno visto quel video? È un video sconvolgente, perché è un video nel quale Giorgio Napolitano, che faceva il parlamentare europeo, è stato pedinato da alcuni giornalisti tedeschi che lo hanno ripreso, trovate tutto su YouTube, prima speriamo che non lo censurino, e lui a un certo punto passa il controllo di sicurezza e i giornalisti gli chiedono: scusi onorevole Napolitano, ma lei perché prende un volo low cost e poi si fa rimborsare più di 2000 euro forfettari? Lui, sapete cosa ha risposto? Ha detto: andatevene di qui o chiamo la polizia. Voi pensate che un politico possa rappresentare un paese che ha già visto troppe repubbliche fondate sul sangue degli innocenti? A me non ha stupito per nulla che lui abbia aperto le porte e le stanze nei segreti a determinati personaggi. Però non ha importanza. Non ha importanza perché noi ce la facciamo da soli. Queste spalle, le nostre spalle, sono molto larghe. Perché per 20 anni, personalmente da 20 anni, Salvatore tra poco mi raggiungerà, ma io sono 20 anni che entro nelle aule dei tribunali. E sono 4 anni che seguo il processo
a carico del generale Mori e del colonnello Pino, accusati di aver volutamente lasciato in libertà Bernardo Provenzano fino al 31 ottobre del 1985. E adesso da poche settimane mi sono costituita, per conto dell'Associazione Nazionale dei Familiari delle Vittime di Mafia, cioè delinquenti, non degni di essere ricevuti al Capo dello Stato, ci siamo costituiti parte civile. Ed è aberrante vedere entrare Nicola Mancino in aula con la scorta. Questa è gente che dovrebbe essere sì scortata, ma per andare da un'altra parte, mentre tutto questo accade, gente, politici travestiti da mafiosi e viceversa, questa è gente che non ci pensa due volte se deve togliere la scorta ai magistrati di Napoli. Dalla prossima settimana i magistrati di Napoli sono senza scorta, e dalla prossima settimana probabilmente lo sarà anche il PM di Agrigento di Sciacca, Salvatore Vella, uno che ha mandato in carcere tutti i boss della Bassa Crispina. Loro vorrebbero un paese ammutolito, un paese rimbambito davanti alle fiction, davanti ai talk show. Mi dispiace, noi non siamo fatti di questa pasta, siccome su queste spalle ne abbiamo viste tante. Io ho visto mio padre a terra morto, pensate che mi possa bloccare l'infamità di qualcuno? Pensate che mi possa bloccare il tentativo di qualcuno? Diteci pure che siamo degli esaltati, diteci pure che siamo dei pazzi, che siamo dei folli. Noi non vi auguriamo di vivere quello che abbiamo vissuto, però possiamo insegnarvi come si fa ad essere determinati, ostinati a ricercare la verità. E siccome sento un sacco di nomi in questi giorni, da Salvatore, da Barzelletta più o meno, allora io vorrei dare un piccolo consiglio. Per fortuna, lo vorrei ribadire 100 miliardi di volte, ma non abbiamo il tempo, per fortuna finisce il settennato di Giorgio Napolitano. Allora io vorrei che tutti i partiti, da destra a sinistra, per una volta nella loro vita potessero dare un segnale forte ed indicare un Presidente della Repubblica degno di questo nome, che possa rappresentare tutti i cittadini italiani onesti. Gli altri si rappresentano da un'altra parte. E io do un consiglio, do un piccolo suggerimento che secondo me potrebbe anche trovare spazio in tutti quanti, tutte le persone oneste. Io propongo, vi do due chance, uomo e donna, per par condicio. Io vi propongo, cari partiti, o quello che resta di voi, di indicare come Presidente della Repubblica o Salvatore Borsellino o Giovanna Maggiani Kelly. Solo così questo paese potrà veramente riscattarsi. E quando il nostro, io mi auguro, Presidente della Repubblica dovesse andare fuori in giro per il mondo, non verrà deriso, non verrà preso in giro, verrà rispettato non solo per la storia personale, ma per quello che in questi anni è stato in grado di trasmettere ad un paese che sembra volersi rassegnare. Ma noi non ci rassegneremo mai, perché abbiamo dentro il sangue dei nostri familiari. Ovviamente accusate me, sono stata io. Ho proposto l'uomo. Io vi ringrazio solo, ma poi mi accuseranno di essere qui per cercare di spazzare il Presidente della Repubblica. Io faccio un altro mestiere, io sono un ingegnere e io non mi candido neanche in politica, quindi figuriamoci. Comunque ha detto una cosa solo, ha detto che il Presidente della Repubblica ha fatto sapere di avere ben presenti le ricorrenze delle vittime della mafia. Allora vorrei sapere come mai il Presidente della Repubblica dimentica regolarmente che il 19 luglio del 92 è stato ucciso Paolo Borsellino, e perché si reca furtivamente in Via D'Amelio il 23 maggio a portare una corona in Via D'Amelio senza riuscire a venire invece il 19 luglio. Di che cosa ha paura? Forse di qualche delle agende rosse alzate che gli ricordano qualche cosa che non vuole ricordare, forse di questo ha paura? Perché dimentica? Di che cosa ha paura? Perché non viene il 19 luglio in Via D'Amelio? Che gente è? Che Presidente della Repubblica è? Un Presidente della Repubblica che ha paura della contestazione dei cittadini, di una civile contestazione dei cittadini. Io e Sonia abbiamo due cose in comune, oltre alla lotta che conduciamo da anni. Abbiamo in comune il fatto che a me è stato ucciso
il fratello, a Sonia è stato ucciso il padre, ma nessuno di noi due ha scelto di rinchiudersi nel dolore, di piangere. Entrambi abbiamo scelto la lotta, abbiamo scelto la strada della verità, la strada della giustizia. Non abbiamo tempo per piangere, io e Sonia.